Bene, mi è stato chiesto di fare una piccola variante alla porta che si apre con la chiave, in modo tale che quando si vuole aprire la porta bisogna rispondere a un questionario. Questo si può fare abbastanza facilmente, adesso poi vediamo lo scripting, in modo tale da ottenere questo effetto. Cioè se io clicco sulla porta mi fa una domanda, in questo caso mi chiede quanti sono i pianeti del Sistema Solare, che adesso sono diventati 8, lo sapete, non più 9, quindi 3 è sbagliato. Invece, se clicco e gli dico 8, la risposta è giusta e misteriosamente compare anche la chiave. Allora, a questo punto, avendo la chiave, io posso aprire la porta e quindi passare al livello successivo. Come funziona questo? E poi c'è rimasto il pezzettino, perché se clicco la chiave sparisce. Semplicemente è molto simile a quello di prima, però fatto nella porta, quando la porta è cliccata, al posto di fargli questo primo blocco, questa if, gli ho messo un else, cioè nell'else gli ho messo il quiz panel con le domande, che è una cosa abbastanza semplice, basta cercarlo nell'action, c'è proprio un quiz panel. Potete scrivere là il test che volete, gli mettete le risposte, mettete qual è la risposta giusta e quando ha risposto con la risposta giusta, allora cosa fate? Fate l'opacità della chiave, la portate al 100%, mentre invece cosa succede qua? Che io ho impostato la chiave che inizialmente c'è un'opacità dello 0%, però l'ho messo nel codice. Quindi all'inizio ho scritto Set opacity of key a 0%. In questo modo non si vede la chiave, non c'è. Tra l'altro, tra parentesi, ai fini del quiz non è neanche essenziale che ci sia questa chiave, perché l'importante è aver risposto alla domanda. Quindi, se si risponde correttamente alla domanda, basta impostare ASCII a yes, e a questo punto la porta reagisce nel modo giusto, perché verifica la variabile ASCII, più ancora che l'opacity della chiave. Quindi a questo punto, qui è rimasto un blocco vecchio, questo magari, quindi se ho sbagliato possiamo anche fare altre cose, possiamo anche fare in modo tale, volendo, che la domanda venga posta solo poche volte, insomma, cose del genere, però così direi che è abbastanza amichevole. Quindi quando la chiave è cliccata sparisce, come nel video precedente, e quando viene cliccata la porta ci si chiede se si ha la chiave, e se si ha la chiave si fa questo mestiere if else, in cui la porta si apre o si chiude a comando. E direi che è tutto per questa piccola pillola.